ci accompagnerà, ci delizierà con la sua musica anche nel corso della serata, quindi lo ritroveremo qui sul palco. Dicevamo 32esima edizione del Premio di Sì, che cade esattamente a 40 anni dalla morte di Giuseppe di Sì, qui intitolato questo premio, quale insomma dobbiamo questo premio, ma lo dobbiamo soprattutto all'organizzazione dei tanti che ci lavorano alacremente, ai volontari che si trovano qui sulla destra, che per due settimane, anzi se volete potete fare un applauso. Molto importante perché è prestigioso,
strumento culturale che noi vogliamo per la nostra terra. Vi ringrazio e buon lavoro. Quelli che questo percorso l'hanno iniziato. Consentitemi
fa è scomparso un amico, Gigi Dessì, poeta. Insieme agli altri uomini, più di 30 anni fa, hanno reso possibile la nascita del premio e poi a seguire la nascita della fondazione. Io chiamo Giacomo, perché il modo migliore per ricordarlo è ascoltare una delle sue poesie. Vi ringrazio ancora e cedo definitivamente il microfono a Roberto. Grazie, Giacomo, Gigi Dessì. Angeli e santi corrono a destra e a sinistra, la terra si apre, tutti invocano il suo nome, il silenzio è inusuale secondo loro. Neppure suo figlio Gesù sa delle condizioni del padre, la malattia non dà tregua, il suo spirito vaga tra le lontane galassie mentre la terra soffre ogni malanno. Più guardiamo il cielo, più ci accorgiamo che Dio opera in altre parti del cosmo. Che succede? Siamo alla fine del tempo. Che peccato non conoscere la sua malattia e non sapere dov'è suo figlio Gesù. E anche Lucifero, angelo ribelle e triste, sarà pentito. La malattia non dà respiro. Il suo spirito vaga e la terra soffre ogni malanno. È veritiero il mio pensiero. Cunicoli umani oggi sono in cerca di gloria, vagliano sensi di colpa. A chi giova osservare il cielo se Dio è ammalato? E suo figlio non trova il senso della malattia. Noi cosa dobbiamo fare? E come dobbiamo agire? Anche la domenica l'eroismo dei poveri è una prova che incide sul senso della vita. Dio sembra non capire o non sentire. I pianti di piccoli e grandi. Anno dopo anno il mondo non ricorda dove si fermò Ulisse e dov'è il Golgota con Cristo in croce. Si alimenta il senso della famiglia. Ho cantato con voce afona preceduto da litanie antiche e poi ho calpestato sagrati lucidi e desueti, quasi un presagio sentito, ma Dio è sempre assente, che fare? Forse mi fermerò per qualche tempo, resterò in attesa di sapere o capire com'è il mio Dio malato e poi andrò per campagne a cogliere piccoli fiori da offrire a Ursula. La malattia di Dio, Gigi Dessì. Che sui giornali nazionali si occupano di cultura. Naturalmente
certamente veniamo da mondi e da formazioni completamente diverse. Spesso anche per noi quella del DSI è una delle occasioni di incontro, non dico l'unica, ma una delle non moltissime. Questo e lo dico intenzionalmente, perché è negli incontri che nasce poi il risultato del premio. La nostra presentatrice parlava di oltre 300 opere che ognuno di noi riceve in pacchi giganteschi, 5-6 spedizioni che arrivano o a casa nostra o più facilmente nelle nostre università e nei luoghi di lavoro. Procediamo ad aprire con un certo sgomento, a volte per la grandezza dei pacchi, perché sono ben imballati, quindi c'è bisogno di un intervento di forbici pesante per riuscire ad aprirli, e ognuno in modo autonomo procede alla sua selezione. Quando siamo arrivati in modo completamente autonomo alla fine, mandiamo alla segreteria un elenco ad abbondanza dei libri che ci hanno interessato, che ci sono piaciuti. Quindi, grosso modo, ognuno di noi comunica una decina di libri, una dozzina di libri. La fondazione fa girare questo elenco per mail, ormai si comunica bene in questo modo. E quando ci troviamo in luglio per discutere e decidere quelli che saranno appunto i tre finalisti di ognuna delle sezioni, abbiamo già un'idea di quali sono i nomi sui quali la nostra attenzione si è soffermata. È ovvio che discutiamo insieme, non necessariamente ci troviamo d'accordo, perché i gusti sono diversi e visto che si parla di libri importanti è legittima una differenza di opinioni. Comunque, sicuramente i tre per ogni sezione che vi presenteremo stasera hanno ottenuto da tutti un consenso convinto. Poi naturalmente, quando si tratta di scegliere tra i tre una graduatoria, ognuno di noi ne ha in mente una personale che a volte coincide con la finale e altre volte no, ma democraticamente votiamo e naturalmente sono i voti che determinano la successione di cui ora vi daremo conto. Non voglio prendere troppo tempo, ma un'altra cosa soltanto. Il DSI, hanno già detto cose giuste i vari oratori che mi hanno preceduto. Io vorrei ricordare una cosa. In tempi nei quali piuttosto che pensare all'unità si pensa ai separatismi, e credo che sia pericoloso. DSI era nato in Sardegna e amava profondamente la Sardegna, però si sentiva italiano e amava l'Italia, anche se raccontava che la lingua italiana aveva dovuto impararla sui dizionari, però aveva accanto il Tomaseo e si era nutrito della lingua dei dizionari e della lingua degli scrittori, e amava l'Europa, era un grande scrittore europeo. Voglio dire che questi tre elementi, l'appartenenza a una regione, a una terra, a una città, a un paese, è conciliabile con l'appartenenza a un'identità nazionale, che Manzoni diceva una d'arme, di lingua, d'altare, di memoria, di sangue, di cuore. Togliamo pure le armi, ma tutto il resto, volendo, ce lo possiamo lasciare. E l'Europa, naturalmente, che è una speranza, credo, per tutti i nostri tempi, ma comunque è quella alla quale DSI credeva e credono i nostri grandi scrittori. Grazie, allora, la lezione sull'Europa è attualissima, soprattutto in questi giorni. Adesso entriamo nell'elenco della serata, chiamo qui, come dire, i vincitori, poi ci sarà una classifica, ci sarà il vincitore tra i vincitori. Inizio con la sezione poesia e chiamo Alberto Nessi con Un sabato senza dolore, edito da Iperlinea. C'è, lo invito qui sul palco, prego, così prendono posto qui sulla mia sinistra. Poi Daniele Piccini con La raccolta Reti, edito da Manni. Benvenuto, grazie.
può portare qui, in questo primo tavolo, qui sulla mia sinistra, grazie. Maria Grazia Calandrone con Gli Scomparsi, edito da Lido Colle. E questi sono i tre finalisti per quanto riguarda la sezione poesia. La sezione narrativa invece chiamo Roberto Pazzi con Lazzaro, edito da Bonfiani. Carmen Pellegrino, se mi permesso una sera accanto, Giunti. E Alberto Capista, l'ultima trasformazione, credo, di Inverno, del Mestrale. Si potete occupare questo tavolo. E ancora concludiamo, così come abitiamo il palco, concludiamo con i premi speciali. Chiamo Remo Bodei, premio speciale della giuria. E poi il premio speciale Fondazione di Sardegna quest'anno è stato attribuito a Massimo Brai e Carlo Osso, che invito a consultare. Dunque, adesso entriamo un po' nel merito, ecco, della serata. Dicevamo, sono stati selezionati dalla giuria questi finalisti, come dire, possono definirsi tutti e tre vincitori, ci sarà un vincitore tra i vincitori. Iniziamo naturalmente a chiamare il terzo classificato ed è Daniele Piccini con la raccolta Regni, edito da Marini, e premio, invito qui sul palco, Francesco Dessi. Quindi
accompagniamo con un applauso mentre loro. Si può usare anche questo microfono.
ben inteso la persistenza materiale e inevitabile dei dimenticati, dei perduti, il paradigma della compassione che si innerva su vite spezzate o fuga, quasi a riconsacrarle nella loro unicità e in ciò che rimane, la certezza di un corpo senza vita, la risacca dell'estrema distruzione, del, parole sue, mero impasto di midolla, della radiazione nera del suo corpo, verso suo, della ecchimosi a forma di cuore o precipizio sulla fronte fino all'estremo, virgoletto, quasi niente dell'acqua del canale, nessun cattivo pensiero, nessuna ironia, non una goccia d'acqua, è volume. È molto, è poco. Ma il ragazzo Calandrone ha sempre praticato, se non un azzeramento, una sorta di riduzione ascetica dell'io, o meglio una sua dissoluzione, non in un'idea di realtà, ma proprio nell'impatto emozionale e fisico con l'accadere, con la presenza dell'accadere, in una sorta, come è stato ragione osservato, di adorante preghiera pagata. Per lei, per la sua poesia e per noi che la leggiamo, è tutto. Ma andrà sottolineato come invece di questo libro vadano ben oltre un genere di esercizio di pietà. La scomparsa diviene una sorta di condizione assoluta, forse metafisica, l'interrogativo che vive rivolgono a se stessi tramite i segni di una dissoluzione reale, inevitabile, e al fondo ostinatamente muta, come dice il suo verso, perché l'amore limita l'amore e non la morte. Il dialogo quindi è con tutti i morti e tutti i vivi, ed è un segreto di compassione che si volge all'inevitabile, ma ormai immutabile, al virgoletto, non potenza più contenuto. E allora, queste sono parole, metafore, nel caso della poetessa di aggettivi, che sono peraltro per le sue caratteristiche stilistiche sempre, mai esortativi, sempre spiazzanti, assi portanti di una costruzione metaforica che si innerva nel mistero della sincerità. Grazie Mauro. Grazie anche per essere stato parte del sindaco Bonetti e il sindaco di Tacino per la premiazione Porta la Barca Gaia. Ecco, adesso prego consegnare al sindaco Marta Cabriolo che consegna la targa, anche voi naturalmente. Grazie. Una poesia sua, che è un po' sperimentale, tra ispirazione.
tanto grazie. Grazie per voi. E la verità, la verità? Vediamo quello. Tanto è scritto. Beh, io sono figlia di una suicida per acqua. E mia madre è adottiva, e quando io ero incinta è morta, e Daniela Boggi, che conduceva Chi l'ha visto, le somiglia moltissimo. Tutto questo ha fatto un cortocircuito straordinario, per cui ho iniziato ad affezionarmi alla trasmissione e ho iniziato a, l'ho capito dopo in realtà, a cercare di ricoprire questi corpi sparsi e questi corpi persi con una specie di sudario di parole. Volevo in qualche modo restituire dignità con le parole della poesia, che come dicevano i colleghi prima, la realtà non basta a nessuno. E quindi questa realtà così depezzata e cruda, certo io stavo anche restituendo qualche cosa a me stessa, no? Perché ovviamente ogni volta che si fa poesia si attinge al nostro bagaglio, altrimenti non è. Non posso dire la parola vera, perché è una parola grande, si vorrebbe che fosse vera. Comunque diciamo che non è vera, non si approssima al vero se non si attinge dal proprio bagaglio di esperienza, no? Diceva Rilke che bisogna vivere, aver vissuto questo, per descrivere un verso buono. È un paradosso, ma può dirlo. Quindi mettendoci del mio, ho cercato di dare voce alle persone, soprattutto mi colpivano le parole dei parenti, le invocazioni e la fiducia, comunque la fiducia in una persistenza di questi richiami come dei ponti, come quella poesia, un ponte lanciato sul niente, è una speranza al futuro, è una visione del futuro, e quindi tutto questo fatto in quel ponte. In qualche modo ha dato citando, mettendo in corsivo, cosa che peraltro faccio anche in questo libro, perché spesso sono proprio le parole degli altri che mi interessa restituire, mettendo in corsivo alcune frasi che avevo trovato in questo sito. Mi scrive una donna, che scrive a sua volta poesia, molto arrabbiata, dicendomi che io avevo mancato di rispetto, perché non mi sarei mai dovuta permettere di utilizzare le sue parole o il dolore degli altri per farci sulla poesia, come scriveva Paolo Febbraio, una grande poetessa, peraltro amica, che è scomparsa tanto tempo fa. Quando poi il libro è stato pubblicato, perché lei l'aveva letto in anticipazione, lei ha scritto pubblicamente: i morti passano, la poesia resta. Ora, a prescindere dal fatto che fosse la mia poesia, ma il tentativo è proprio questo, no? Quello di non dico eternare, perché anche questa è una parola imponente, però è quello comunque almeno di dare dignità. Grazie infinite.
chiamo Roberto Quazzi, con Lanzaro e Liberato Pagliani, premio d'assessore alla cultura di Bacino Giovanni Spa. Ecco qua, assessore, anche lei non scappi per la foto, forse bisogna spostare. Vi potete allontanare leggermente, sì, dal microfono, dalla stessa. Eccoci qua. Grazie, grazie assessore, complimenti a Roberto Quazzi. Prima di sentire, io vorremmo leggere un brano con Giacomo Casti, tratto dal suo romanzo. Davanti alle grotte dei morti i bambini giocano sotto l'acqua, indifferenti, saltellando di pietra in pietra su una gamba sola, mentre le nuvole gonfie si abbassano. Ma che sta gridando una delle sorelle di Lazzaro al Signore? Perché non sei venuto prima? E ora si è venuta al seno. Lui non ce la fa a compiere il miracolo. Si è spezzato il suo potere. Lazzaro è il mio uomo più forte. E se il giorno del giudizio tutti i morti, beati e dannati, si rifiutassero di risvegliarsi, come ora Lazzaro, le trombe suoneranno in vano se angeli e diavoli saranno vinti dall'ammutinamento dei morti. Svegliatevi, svegliatevi! Ecco gli angeli che svolazzano dai quattro angoli del cielo, le gote infiate da scoppiare, soffiando disperati nelle lunghe trombe, sopra oceani e deserti, montagne e isole, pianure e città, fra cimiteri e necropoli, chiese e mausolei. Ma i defunti non ci sentono, restano impassibili, non sollevano una mezza palpebra, non si può. Forse fingono, lo sciopero è solo uno scherzo. Sono tutti d'accordo, beati e dannati. Ma non è possibile che facciano sul serio e mandino in pensione angeli e diavoli. È il Signore che deve dividere i buoni dai cattivi, i santi dai peccatori, come se la caverà ora? Ma un lampo di rame nel cielo individisce il paesaggio, tutto si blocca. Le povere case a sgabello una dell'altra, le torri della città, il torrente tra le colline e le sagome delle persone, quella fasciata di quella delle sorelle, la farfalla dorata sulla testa bendata che non sbatte più le ali. E poi gli angeli e i diavoli disperati davanti ai morti indifferenti, addormentati. Il Signore che grida invano sempre più forte, questa volta però non a Lazzaro, ma a tutti i beati. Svegliatevi! Venite a prendere il premio che vi spetta. Ma non importa nulla ai giusti del premio, tanto meno della pena ai dannati. È solo l'inizio della rivolta, questo sonno si è stretto davvero un accordo, un'intesa raggiunta per scambiarsela finalmente quella parte. I buoni vogliono incattivirsi per provare la parte nuova, vogliono divertirsi. E i cattivi, stanchi di essere maledetti, vogliono assaporare anche loro come si sta coccolati tra le braccia del Signore, benedetti dal Creatore. E poi un tuono violento. E mi risveglio a casa mia, a letto. Che razza di sonno. Lo difendono dalla dissennata piattezza della realtà attuale. Tutto torna anche in questo testo. Parrebbe di sì. Sta alle giurie e ai lettori decidere quanto sia vero. Questa era una definizione di Alfredo Giuliani sulla Repubblica il 7 marzo 1985, che salutava cercando l'imperatore. Certamente la letteratura deve essere un'esorbitanza rispetto al reale. E quindi la nostra forza sono le visioni, insomma. Non certo imitare, parlare, inseguire la prima pagina dei giornali. Io sono sempre stato renitente a una letteratura appiattita sul giornalismo, come è molto frequente oggi, e all'altra corda negativa, che è il micro autobiografismo, cioè parlare dei fatti propri, le proprie
scusami, però. Mi perdoni, la domanda è quella. È sull'attualizzo, sullo stato di Roma, nel senso, nello sfondo, lei descrive una Roma molto bella, però con i germi della decadenza che in qualche modo sembra l'abbiamo sempre accompagnata. Beh, sì. Sì, i conti li facciamo sempre, li ha sempre fatti, però è il caso di
decidere di fare questa strada, cioè di intraprendere un percorso verso il proprio paese interno, diciamo, verso la propria coscienza, sia consapevolezza sia dopo uno studio dei propri pensieri, delle domande e delle risposte che ci poniamo, dei propri conflitti, andarci in fondo, riuscire a scardinare delle maschere, riuscire a scavare ancora oltre una maschera, un'altra maschera, riuscire soprattutto a spogliarci di un ego che fa del nostro narcisismo probabilmente la malattia peggiore. Ferdinand quello che faceva era quello di cercare di spogliarsi dell'ego, ma poi diventava come vittima di un ego ancora più profondo, un ego sudo, proprio perché lo convinceva di questa spogliazione e quindi non finiva per niente più arricchito, ma semmai più impoverito. Ecco, più impoverito. Ad un certo punto, come dire, in questo lavoro molto introspettivo che fa in generale poi l'attore, si rende conto di un limite invalicabile quando viene a contatto con la realtà dei giorni in cui ha ambientato il romanzo. Il limite, nel senso, viene come dire, colpito da quello che vede, e a quel punto si rende conto che la realtà è un limite alla recitazione. Ovviamente per certi versi verrebbe da pensare, però come dire, poi ha difficoltà a immedesimarsi nei personaggi da quel momento in poi, come dire, quel passaggio nel libro segnerà l'esistenza di questo personaggio. Sì, lui ha sempre dato corpo e anima, si dà con le tragedie, i drammi che si portano in scena, a derelitti, a sfortunati, a malati, ad infermi. Però in quel momento lui si rende conto che davanti a un infermo, e davanti a un malato vero, davanti a un vero derelitto, un vero condannato, quale sia la miseria della sua professione, perché questi altri invece chiedono di essere guariti, non fanno, diciamo, professione della propria infermità. E quindi trova un limite, sì, nella realtà, ma la realtà è vero, è in grado anche di insegnargli una nuova strada, tant'è che lui va oltre il cerchio magico del teatro, lui intraprende un percorso verso una strada di esilio volontario. Quella strada è fuori dal cerchio magico perché in quel territorio non si hanno mappe, è come una terra senza più segnaletica, è come il mare dove non c'è più nessuna segnaletica, e lì però quell'oltre può essere una nuova strada, può essere ancora l'inizio di una nuova ricerca. Edito da Giunti, chiamo prima della premiazione Carmen Zuffari qui e Massimo Orlasi, che ha accolto il contratto per la lettura delle premiazioni. Sì, se l'altro decide il microfono, questo va benissimo. E mi hanno preceduto oratori più alti. Carmen Pellegrino aveva impressionato nel 2015 Cade la Terra, che ci aveva consegnato una voce già riconoscibilissima. Il romanzo, si sa, vive di stati tiepidi, perché se la temperatura si alza troppo spesso, il rischio è quello di bruciarsi. Sicché stupiva che una giovane donna all'esordio riuscisse così di frequente, così facilmente, senza danni, per di più non depauperando, ma arricchendo di nuove note lo spartito della sua narrazione. Pellegrino, insomma, nutriva da subito di poesia la sua scrittura, irrigandola come col corpo fa ogni sistema vascolare. Prendete il titolo di questo romanzo, Se mi tornassi questa sera accanto, che deriva appunto da un verso della poesia sul padre di Alfonso Gatto. C'è però un altro motivo, forse più profondo, che la poesia può giocare meglio coi simboli
Non per niente, la scrittrice divide il suo libro in due parti, di qua dalle mura e di là dalle mura, dove si contrappongono con tutte le conseguenze prosodiche, metaforiche e antropologiche del caso, fiume terra e fiume cielo, di modo che la vicenda leviti, oltrepassando per significato, la dimensione della cronaca, quella che va dal terribile terremoto del 1980 ai nostri giorni, e sollevandola alla luce di una fiaba struggente e dolorosa, trasformando la resa di conti tra un padre e una figlia in una meditazione sull'incomunicabilità che si allarga tra chi pure si è molto amato, genitori e figli, moglie e marito. Fiume terra, da dove Giosuè Pindari della Casa Vita scrive lettere a Lulù, la figlia che se n'è andata per sempre, affidandole semplicemente alle acque dentro una bottiglia. Fiume cielo, dove Lulù vive sulla casa galleggiante, stanca di recitare nei confronti dei genitori la parte di figura prudente. Non si può tacere del ruolo che vi gioca con la sua soave leggerezza Andreone, il padrone della casa, in attesa del ritorno di un amore chissà come perduto, qui in funzione di controgenitore e decisivo per l'autoverificazione di lui. Né di Nora, la madre di lui, gravemente affetta da muticismo, segregata irreversibilmente nel suo allucinato carcere convenzione. Ma su tutti aspettare è la figura di Giosuè Pindari, innamorato disperatamente della moglie, uomo integro di antiche radici, che ha creduto ostinatamente al suo socialismo appenninico, all'utopia di una città del neo ideale, per attuare la quale non ha esitato a orientare la vita di sua figlia, costringendola a sacrificare persino l'amore. Dentro un mondo affettivo, mentale, ideologico collassato, Lulù, e con lei Carmen Pellegrino, si prova a riparare i pensieri con le parole, affidandoci così la sua fragile utopia, fidente nel potere forse salvifico della letteratura. Adesso chiamo sul palco della fondazione l'onorevole Siro Marocco. Arrivante la targa, così procediamo alla fondazione da parte dell'onorevole. Affiderò le lettere, ciascuna in una bottiglia. Le darò al fiume, a quest'acqua che sgorga dalla terra. Sai, ho fiducia nelle cose che vengono da lì. La terra non mi ha mai tradito. Quanto alle bottiglie, ne ho una sola volta in cantina. Sono quelle rimaste vuote dopo la vendemmia. Quest'anno ho ricavato poco vino dalla mia barbera forestiera. Tu diresti abusiva, ma anche stavolta è venuto robusto e comunque mi basterà. In paese dicevano che ero un ostinato a voler innestare un vitigno qui dove non poteva attecchire. E invece ha attecchito e anno dopo anno mi ricompensa come può. Al riguardo, tuo nonno aveva un'idea precisa. Finché c'è vigna, c'è speranza, diceva. E per dimostrarlo faceva buttare per caro nei giorni di vendemmia. Lulù, io non mi fermo più all'impossibilità. Ieri abbiamo avuto il referto degli ultimi accertamenti di Nora. Hanno scritto declino irreversibile e devo ammetterlo. Mi hanno ferito queste due parole così aspre, messe l'una accanto all'altra, con grafia impassibile. Mi sono chiesto se era così necessario specificarlo, se andava sottolineata così chiaramente l'irreversibilità di questo declino. Il fatto è che ogni giorno si vogliono cose amare e si piega veramente poco a convincersi che la vita stia andando alla fine, ma ciò nonostante. Qualcosa si potrà fare, o almeno non fare. Ho deciso che non aspetterò qui, consegnato alla rassegnazione, la fine della nostra casa
e in seguito forse vedrò che tutto questo non è stato che un altro inizio. Così, non potendo mutare l'irreversibilità, ho cercato i contrari di declino e ho trovato ascesa, aumento, fioritura. E ho promesso allora che un giorno nel referto troveremo scritto fioritura irreversibile. Bisognerà costruirla giorno dopo giorno, questa fioritura, questo giardino in cima a un ghiacciaio. E come per la mia uva troverò un modo, un nutrimento. E ne sentiremo questi profumi, questo l'ho promesso. Lei ha sorriso come mai fa sempre, anche quando non ce n'è motivo. Sorridi anche tu quando leggerai queste righe. Un giorno ti arriveranno insieme alle altre che ti manderò, dopo una piena di tutte le acque del mondo. Guarda un fiume ogni tanto. Guarda dove più si increspa l'acqua. Se ti conoscono, so che lo farai. Io sono lì. E intanto, sii felice. Tuo Giosuè. La figura di Giosuè Pindari, che poi il padre di Lulù, scrive lettere e cerca di colmare questa distanza che la diceva, affidando al fiume, perché è l'unico modo che ha per sperare di raggiungere questa figlia che non si sa dove sia. La figura di Giosuè Pindari è ispirata in parte alla figura di mio padre, socialista anche lui, del PSI, socialista benignico, li ho definiti io, quindi delle montagne. Io vengo da una terra molto simile alla vostra, la Sardegna, il Cilento delle montagne, una terra aspra, una terra dura, una terra indipendente, piena di poesia, mai del tutto capita. Mio padre è una persona rocciosa, esattamente come le montagne sulle quali è nato. Per 10 anni non mi ha rivolto la parola. Quando io ho deciso di fare la scrittrice, poi il percorso che lui aveva scelto, aveva immaginato per me. Poi c'è stata una riconciliazione, insperata, quando mia madre si è ammalata d'Alzheimer, a 58 anni. E io per la prima volta nella mia vita ho visto in quest'uomo, che avevo visto sempre come il più roccioso dei padri, quindi come un padre. Per la prima volta ho visto l'uomo fragile che non sospettavo. Allora il passo della riconciliazione l'ho compiuto io, perché a quel punto, visto che con mia madre
conosciuto in Just for Tinder, si sente protagonista. E so che in questo momento lì nel Cilento dove vive mia madre sta incrociando le dita per me, sperando, insomma, che qualcosa di buono accada a questa figlia che non è più la derelitta che era stata fino a qualche anno fa. Che abbiamo evidentemente.
Quello che dovremmo fine serata, insomma, chiuderemo con lei questa serata. Grazie ancora e complimenti Enzo Favata. E adesso siamo arrivati al momento della consegna del premio speciale Fondazione di Sardegna. Quest'anno è stato attribuito a due personalità. La prima, cioè il primo ad essere premiato, è Carlo Ossola. E legge le motivazioni, Stefano Sappis. Buonasera. Tanto sarò breve, ma mi permetto di dire che sono molto felice di leggere le motivazioni del premio a Carlo Ossola. È difficile trovare nei giornali quotidiani un progetto di ampio respiro e di indiscutibile qualità come quello che ha ideato, progettato, realizzato e compiuto quest'anno Carlo Ossola per le pagine del Sole 24 Ore. Un lungo viaggio in 16 tappe e due meditazioni conclusive che da Pasqua a Ferragosto ha portato i lettori in giro alla scoperta della profonda identità europea. Il viaggio nell'anima dell'Europa, 18 lunghi articoli, si è dipanato partendo da Anderlecht, nella periferia di Bruxelles, dove ebbe casa uno dei padri fondatori dell'idea europea, Erasmo da Rotterdam, fino a Roma, naturalmente, Caput Mundi, ma la Roma vista attraverso la luce sotterranea della Basilica di San Clemente. La forza del progetto è stata proprio quella di toccare punti nevralgici del nostro vecchio continente, nei quali si condensa un momento decisivo della nostra storia comune, ma che per distrazione abbiamo dimenticato o trascuriamo. Ecco le chiese alpine della Svizzera, la gloriosa Trier, i vigneti dell'Ungheria, i tormenti storici di Odessa e di Leopoli, le scritture latine di Ankara, le vergini di Mistra in Grecia, o il pavimento della cattedrale di Otranto, dove in un mosaico di rara bellezza si descrive tutta la storia dell'uomo. Carlo Ossola, insigne italianista del Collège de France, con la sua scrittura densa, ricca di richiami ai classici, ma proiettata nella contemporaneità, ha ricordato in questo itinerario i punti di unione e non quelli di divisione. La forza delle idee della cultura occidentale, l'apertura, la tolleranza, i valori da custodire e da trasmettere. Ma è nell'ultima meditazione che ha compiuto lo sforzo più grande, quando ci ha ricordato che l'anima dell'Europa non è più lontana del viottolo stretto che esce da casa nostra, dalla casa di ciascuno di noi, e si apre all'orizzonte della conoscenza e della libertà. La conoscenza e la libertà, due parole non vuote, ma ben solide e concrete, che nella visione di Ossola, e speriamo nella nostra, finiscono per coincidere. Europea che soprattutto in questi giorni travolta.
già iniziato con la Brexit, che è iniziato un processo che insomma sta proseguendo, si stanno allungando i tempi, forse questo potrebbe anche far ben sperare, però adesso c'è la Catalogna. Insomma, cosa sta succedendo? Qual è il tuo punto di vista in merito? La ringrazio molto, ma è tardi e mi voglio accusare della paziente tolleranza che Stefano Salis ha usato questo verbo dei presenti. Io ho caro ricordare o sintetizzare questo percorso con le parole di De Sis stesso. Siamo qui per onorarlo, per continuare la sua lezione e credo che si possa semplicemente dire, come ha concluso Stefano Salis, che il compito di ogni viaggio, anche semplicemente di ogni camminata, è portare lontano il vicino e vicino il lontano. Vi leggerò solo questa nota di dialogo di De Sis del 17 aprile 1950. Passando al crepuscolo per il largo Argentina, vengo colpito ogni volta dallo strepito degli uccelli aggrappolati sui rami degli alberi del foro in basso di Argentina. La sensazione è di estrema, desolata tristezza. È legata a un ricordo, il giardino della scala di ferro a Cagliari. La vera scrittura è proprio solo questo, renderci familiari i secoli che non abbiamo abitato e i luoghi che non visiteremo. Ecco, da anni, ecco, io ho in mente come modello del comporre la scala di ferro a Cagliari e tra l'altro non ho neanche forse desiderio adesso di vederla, perché è così bella scritta da Giuseppe De Sis che mi basta l'arco argentino e la scala di ferro. Ecco, questo è poi tutto il segreto della scrittura. Non mi sottrago però alla sua domanda e dirò soltanto che Barcellona è un caso drammatico di come sia stata mal imitata la fine di Venezia. E quando ero lì c'era una tavola rotonda ed era interrogato l'assessore che ha portato centinaia di concessioni dei low cost che arrivano la sera, scaricano i giovani che si ubriacano e ripartono il mattino dopo. Il pubblico presente, che erano anche questi barcellonesi, disse al proprio assessore: non vogliamo finire con la Venezia, ci stiamo quasi arrivando e direi che l'Europa muore proprio per implosione. È da sperare che luoghi, quindi diciamo da un punto di vista generale, Brexit è già accaduto e la secessione è già accaduta, perché siamo noi che facciamo secessione da noi stessi, ma basta così. Approccio alla letteratura. So che ieri comunque sono rimasti tutti ammirati dalla sua lezione. Allora, la premessa è che la generosità degli organizzatori ha fatto sì che venisse turbato l'inizio degli orari dell'anno scolastico, e so bene che se comincia con delle varianti poi non si recupera più, quindi è stato un gesto di grande generosità e ringrazio anche a distanza i colleghi che hanno concesso questa incursione.
capaci di memoria, sono più capaci di memoria. Allora, non è un caso forse che la Sardegna abbia dato così tanti statisti, presidenti della Repubblica, eccetera, eccetera. Il fatto è, e questo mi è capitato anche a Reggio Calabria e anche in altri licei, e cioè che i ragazzi, forse anche perché non sono titillati da troppe, diciamo così, distrazioni fornite da segni che sciamano via senza lasciare traccia, mi sembra che siano più concentrati sull'autentico. Tanto in quei licei di Cagliari, in questo di Villa Cidro, mi hanno dato l'impressione di una gioventù che ha ancora voglia di mettersi alla prova. Ora, è già moltissimo, perché in molte delle grandi, diciamo così, metropoli d'Europa, non solo italiane, i ragazzi sono così distratti da se stessi che non sanno più quale parte del loro corpo, del loro animo debbano mettere alla prova. Qui questo almeno si sa ancora, io ho visto proprio pertinentemente, anche con domande molto personali che però mettevano in discussione il ragazzo. Uno mi chiede, ma perché lei ha fatto lettere? Ho risposto come ho potuto, poi è venuta a dirmi, io farò medicina perché ho riflettuto dopo un trauma che mi è capitato. Ecco, questo mettere alla prova di se stessi è l'unica cosa che dobbiamo chiedere con una certa insistenza e perentorietà ai ragazzi, e qui mi pare che la tenuta sia ancora forte. Grazie ancora Carlo Ossola, adesso premio speciale della Fondazione di Sardegna quest'anno è stato attribuito, l'abbiamo anticipato, a due personalità, adesso viene consegnato a Massimo Brai e legge le motivazioni Stefano Preis. Nel nome e per conto degli interessi
vicinanza al mondo del libro, dell'arte e della cultura in generale rappresenta, nonché è un esempio, e lo vediamo, per chi vuole seguire le sue opere o fare un mestiere affine al suo. Speriamo di riuscirci.
lingua storica ci scrive verrà presidiata dalla Crusca, ma c'è una lingua che cambia, e la lingua d'uso sarà controllata, vista, seguita da un osservatorio presente in questo istituto. Ogni volta che leggo ovviamente queste parole capisci che vuol dire aver avuto alle spalle dei grandissimi testimoni. Credo che tutti noi dovremmo lavorare molto sulla memoria, questa forse è un'epoca che rischia di perdere la memoria, così come sulle identità. C'è stata un'epoca in cui la nostra lingua andava in giro per il mondo, era spesso, come ci hanno insegnato dei grandi linguisti, era la lingua dell'opera lirica, ad esempio. Oggi importiamo molte parole, a volte inutili, forse dovremmo difenderla di più questa lingua, volerle più bene, parlare di più l'italiano. È sicuramente una delle cose che ci fanno riconoscere come italiani, l'altra forse sono proprio i beni culturali. Posso raccontare una lingua che mi piace? Bene. C'è un grande storico inglese che si chiama Ernest Gombrich, che ci ricorda di una scommessa che fa con, lui dirige un grande istituto a Londra che è il Barnaby Institute, e ricorda sempre una scommessa che fa con un suo amico, un altro grande storico dell'arte. Gli dice: andiamo al British Museum, ti faccio vedere come io riconosco sempre un turista italiano. Come fai? Guarda, vedono una fila che guarda i quadri e dice: quello è italiano. La si avvicinano, gli chiedono: e quello è italiano? Allora dice: scusa, ma tu come fai? E lui dice: perché solo gli italiani sanno guardare un dipinto in quel modo, perché hanno l'arte nel loro DNA, perché è la loro identità. Ecco, noi dobbiamo riconoscerci sempre per questi valori. Grandi maestri a Tubinga, Friburgo, Heidelberg.
intellettuale, dimostra concretamente che una partenza che almeno in quegli anni poteva apparire decentrata non impedisce di raggiungere livelli di grande eccellenza. Basta sapere che la cultura si forma a contatto di esperienze molteplici in grado di valorizzare, grazie al talento, intelligenza e tenacia, le capacità individuali indirizzandole verso una precisa passione, che nel caso di Bodei è stata quella per la filosofia, intesa nella sua accezione più ampia, mobile e moderna, comprensiva dunque anche dell'estetica, della letteratura, della psicanalisi. La filosofia Bodei l'ha studiata a lungo, occupandosi non solo dell'idealismo tedesco a partire dalla fondamentale monografia giovanile sul sistema ed epoca in Hegel, ma di autori quali Cartesio, Hobbes e Spinoza, che avevano avviato quella che tra le sue mani sarebbe diventata, in un testo di grande successo, la geometria delle passioni. A inaugurare una linea di attenzione crescente per tutte le passioni umane e tutte le forme di Bildung, nel passato come nel presente, che avrebbero fatto dei suoi libri dei punti di riferimento per l'editoria americana e europea. L'interesse per l'individuo e per il suo destino nel mondo lo ha infatti portato a indagare il senso e i limiti della felicità, le dinamiche del delirio e della passione, l'esistenza e le declinazioni del traico, il rapporto tra realtà e desideri e, da laico qual è, tra conflitti terreni e felicità terrestre. Parimenti lo ha condotto ad occuparsi sulla scia di Bloch, del quale aveva ascoltato le lezioni a Friburgo, del pensiero utopico e della scuola francofortese, Adorno, Benjamin, con gli inevitabili sviluppi e implicazioni nel campo della politica e dell'impegno. Nei dibattiti contemporanei non a caso si è coinvolto anche direttamente, non solo per via di scrittura, specie negli ultimi anni, occupando un ruolo di interlocutore di primo piano, assieme ad amici come Norberto Bobbio, Antonio Tabucchi, in difesa della tolleranza, della pluralità e del rispetto delle culture e della loro complessità. La sua attenzione per la riflessione e la sensibilità contemporanea, attestata da oltre una ventina di libri, molti dei quali tradotti in più lingue, ne hanno fatto un professore amato da studenti italiani e stranieri. È stato visiting professor presso le università di Cambridge, Ottawa, New York, Toronto, Los Angeles, Città del Messico e molte altre. Tiene ancora corsi alla scuola normale in università americane e ne hanno fatto anche un intellettuale critico universalmente riconosciuto che con straordinaria misura ed eleganza, con un'acuta sensibilità per le problematiche etiche, riconosce alla filosofia e alla cultura un ruolo determinante per orientare le strutture del pensiero e le modalità di percezione del mondo. Ai numerosi e meritati riconoscimenti ricevuti in questi anni, Grande Ufficiale Emerito della Repubblica Italiana, Chevalier de Palma Académique, Socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, si aggiunge adesso, nel nome di un grande scrittore sardo ed europeo, il premio speciale che con voto unanime la giuria del premio De Sili attribuisce per il suo brillante cammino, riconducendolo, almeno per questa sera, in qualche modo alle origini, a un luogo delle radici che è stato capace di rifrangere altrove, perché ogni punto dell'universo è anche il centro dell'universo, come ricordava il nostro Giuseppe De Sili. Abbiamo sentito nelle motivazioni, insomma,
lei è nato a Cagliari, poi dopo la maturità ha lasciato la Sardegna. Qual è il suo rapporto oggi con l'isola? Intanto io desidero ringraziare Anna Dolfi e tutta la giuria del premio, la fondazione, per questo riconoscimento, ma il fatto che Villa Cidro mi riporta alla mia infanzia, perché io, fuggendo i bombardamenti di Cagliari, ero sfollato a Gnosmanatica, che è 10 km nemmeno da qua, e ero presente quando il 16 di marzo del 43 gli americani scambiarono il campo d'aviazione tra di Villa Cidro e Scappagotta col rettifilo di Gonno Sparandica da via Porro Bonelli. Ci fu un bombardamento con spezzoni, morirono 105 persone con esattezza e 500 feriti, e io, visto che il trauma poi ci vuole tempo per elaborare, mi sono ricordato quando avevo 25 anni circa del fatto che io ero là a pochi metri da un mio amico ferito che lo portarono in casa di mia nonna e lo stesero morto sul letto che si faceva il pane. E questa vicenda ha anche dei lati, come dire, meno tristi. Mio nonno era un cacciatore e sul Monte Linas, qua di Villa Cidro, io andavo con lui la mattina presto. All'alba, quando le stelle scolorivano e la luce si vedeva, che è rimasto sempre per me un mondo magico, la caccia al cinghiale, non è che io facessi niente, stavo su un albero come il barone arrampante, perché si rischia di essere impallinati dai cacciatori oppure di essere presi, caricati dal cinghiale imbestialito. Quindi per me questo è un posto che ha un significato, come dire, non solo di memoria, ma anche di affetto. Cioè io poi quando sono andato via dalla Sardegna, per me come si va in un continente, dice, no? Tutto il mondo è paese, quindi non ho sentito poi nessun dramma, sono stato un po' da tutte le parti del mondo, quindi un po' mi sono vaccinato in questo luogo. E voglio dire che, poi ricordando alcune cose che ci collegano a Villa Cidro, mio nonno, che era capo dei minatori, che ha lavorato prima nella miniera di Domusnova Sabuchessa, che era stata per un certo periodo di Balzac, e poi con lo Spanadica per delibera, cioè pietra di vita che è molibdenite, con questo nonno, che quando c'erano i tedeschi qua, mi ricordo ancora i carri armati nascosti dove terreno di mia nonna sotto i ciliegi, con le reti, un campo d'aviazione che era diventato un campo di calcio da cui partivano gli stoffi, questi aerei insomma, che volavano di ricognizione. Ecco, questo posto, questa terra, e poi in qualche rapporto con De Sillo voglio segnalare molto indiretto. Io sono stato allievo normale di Delio Cantini, grande storico, che è stato quello che quando insegnava a Cagliari negli anni 20 a Dettori è stato il mentore di Giuseppe De Sì. Questo è un piccolo collegamento. Un altro è la presenza di Emilio Lussu, che era un grande amico di De Sì, che io quando ero giovane iscritto al Partito Socialista, che era collegato allora al Partito Sardo d'Azione, in città c'era una tessera, una faccia in partenza, dentro c'erano i quattro muri. Il rapporto con Emilio Lussu era un vecchio grande e terribile, come Platone, se potevo permettermi il paragone, aveva detto di Parmenide. Era un uomo, come dire, di un'autorità che si vedeva coraggioso. E capisco perché era amico di Messi. De Sì è nato nei Mazzini, a due passi dello studio di Lussu che da Cagliari in Piazza Martiri, che
sardista che era Bitti, non faccio i nomi, è andato una volta a fare una lezione e ha cominciato a parlare in bittese. Io ho cominciato a sfoderare in italiano perché mi sembrava giusto. Però appunto questa idea che conservi in maniera come in una teca una cultura del passato, consegnandola spesso all'ufficio provinciale del turismo, non va bene. Le lingue si evolvono, le persone cambiano, e non dico che uno debba perdere la propria identità, ma l'identità non è un blocco, l'identità è una specie di corda con tanti fili, che c'è un'arte di intrecciarli che mi sembra decisiva. Cioè noi dobbiamo, in un mondo globalizzato, tutti i suoi pregi, i suoi difetti, in cui culture separate per millenni si sono incontrate, noi abbiamo i cinesi in casa, i bengalesi, gli indiani, i sudamericani, e in questo mondo noi dobbiamo ancora elaborare. C'è una, diciamo, una percezione di essere in un mondo ampio, che i piccoli mondi finiscono, però non c'è ancora una coscienza piena, e quindi noi vediamo, viviamo le stranità un po', dico, nel migliore dei casi con fastidio, alcuni con odio. E quindi questa accoglienza di cui si parla tanto, da un lato rischia di cadere nell'assimilazione, cioè nel porre l'altro uguale a se stessi, che è sbagliato, e all'opposto nella ghettizzazione, lasciarli cuocere nel loro brodo. Il problema è quello invece della integrazione. Integrazione a due fine, cioè noi dobbiamo capire loro, loro dobbiamo capire noi. Quindi noi viviamo in un periodo di grandi trasformazioni in cui uno dei rischi è la nostalgia, il passato che viene rimpianto e diventa un rifugio per le difficoltà del presente. Un altro è un'attesa di futuro che oggi ha un segno negativo. Noi ci aspettiamo il peggio, non il meglio. Sappiamo che i nostri figli e i nostri nipoti probabilmente non godranno della tranquillità, della relativa economica, di un sistema di ospedali, di pensioni. Noi abbiamo un dramma che poi qua in Sardegna assume forme gigantesche, la disoccupazione, perché la disoccupazione giovanile è scesa, si fa per dire, a 38,2. Supera il 53%. Quindi si parlava prima di giovani. La nostra responsabilità è di dare loro un futuro. Non mi piace la parola speranza, perché la speranza, come dire, si basa su delle attese che molte volte sono deluse. Noi dobbiamo dare delle possibilità reali, e questo implica non soltanto che chi pomposamente definito intellettuale dica qualcosa, faccia qualcosa, anche che ci sia una politica che questo progetto di cambiamento lo metta in pratica, perché noi siamo in un periodo di antipolitica che è sbagliato, cioè l'idea che tutti i politici sono corrotti o ignoranti, come dire, incapaci. È vero in parte, però il problema non è che non è una politica. Provatevi a stare 15 giorni senza politica, si ritorna allo stato di natura. Il problema è una buona politica. Una buona politica la si fa anche con la cultura, perché una politica che sia quella del giorno per giorno, che è al massimo a un orizzonte di 4 anni delle elezioni e che non abbia nervo, una politica appunto in cui i beni culturali, come è successo a lungo, si è cercato di mettere i rimedi ora, hanno devastato non solo la Sardegna, insomma, noi abbiamo, dico una cosa, i miei cugini lombardi, un vero ragazzo, venivano in Sardegna, mi facevano vergognare, dice, come queste spiagge non c'è niente per chilometri e chilometri, cioè voi non avete semafori. A me mi piacerebbe che si ritornasse non a delle spiagge completamente vuote, ma insomma che ci sia un criterio nel gestire il paesaggio, che è un grande bene pubblico. E ci sono però delle cose come questa del Premio Lessì, come la cittadella dei musei di Cagliari, come altre cose che poi le regioni,
sul palco Enzo Favada, perché concluderemo insomma con la sua musica questa serata. Enzo Favada, che è uno dei musicisti sardi più attivi nel panorama italiano internazionale, suona il sax soprano e sopranino e altri strumenti etnici. Adesso chiuderà lui la serata, la chiuderemo con la sua musica. Io ringrazio innanzitutto tutti voi che vi siete trattenuti fino all'ultimo momento. È stato davvero un piacere immenso sentire tutti i poeti ai quali rinnovo i complimenti, gli scrittori qui accanto a me e naturalmente i premi speciali quest'anno, attribuiti i premi speciali della giuria, sono i premi speciali della Fondazione di Sardegna. Fondazione di Sardegna che ringrazio da parte dell'organizzazione, ringrazio la Fondazione di Sì per l'organizzazione di questa settimana di eventi, incontri, dibattiti, confronti che hanno animato il panorama culturale italiano, non soltanto isolano. Ringrazio tutti voi e vi lascio con la musica di Enzo Favada.